fratelli Lorenzetti, Pietro e Ambrogio, nacquero entrambi a Siena alla fine del 200. Dopo Duccio di Buoninsegna e Simone Martini, sono considerati la terza colonna portante del 300 senese, ovvero di una delle scuole più importanti a livello europeo per il rinnovo della pittura. Pietro Lorenzetti, il fratello maggiore di Ambrogio, probabilmente ricevette la sua formazione da Duccio di Buoninsegna. Fu attivo per la maggior parte delle sue opere in Toscana. Sono pochissimi i documenti che attestano il suo lavoro, eppure siamo certi che abbia realizzato la grande pala del Carmine nella chiesa del Carmine, la Natività della Vergine nel Duomo di Siena e infine, insieme al fratello Ambrogio, eseguì nel 1335 gli affreschi ormai perduti della facciata dell'ospedale del Santa Maria della Scala. Anche di Ambrogio non sappiamo molto della sua biografia. Sembra che anche lui fosse allievo di Duccio di Buoninsegna, accostandosi però nel suo stile agli stilemi giotteschi. La prima opera accreditata di Ambrogio risale al 1319. Si tratta di una Madonna con Bambino dipinta per la chiesa di Vico l'Abate, piccola località nei pressi di Firenze. Riesce con il fratello ad affermarsi come artista e dipinge affreschi negli anni successivi per la Basilica di San Francesco e la chiesa di Sant'Agostino. I due fratelli assumono ognuno il proprio stile. Nel 1337 Ambrogio si stabilisce definitivamente a Siena, mentre Pietro si reca ad Avignone per seguire l'artista di riferimento della città fino ad allora, Simone Martini. È tra il 1338 e il 1339 che Ambrogio realizza il suo capolavoro, che sono le allegorie del buono e cattivo governo e dei loro effetti in città e in campagna, dispiegate su tre pareti per una lunghezza complessiva di circa 35 metri nella Sala dei Nove nel Palazzo Pubblico di Siena. Sulla parete di fondo della sala si trova l'allegoria del buon governo, dove ogni aspetto del governo, quali la giustizia, il comune di Siena, i cittadini, le forze dell'ordine, eccetera, e le virtù loro ispiratrici, sapienza divina, generosità, pace, virtù cardinali e virtù teologali, eccetera, sono rappresentati da figure umane. Tutte queste figure interagiscono secondo un preciso ordine a rappresentare una scena assai complessa. Sulla parete di destra è presente l'allegoria degli effetti del buon governo in città e in campagna, con una rappresentazione allegorica del lavoro produttivo entro la città di Siena e nella sua campagna. Infine, sulla parete sinistra è presente l'allegoria del cattivo governo, con personificazione degli aspetti del mal governo e dei vizi dei suoi effetti in città e in campagna. Il ciclo di affreschi è da sempre studiato da critici ed appassionati non solo di storia dell'arte, ma anche di storia e del pensiero politico, di urbanistica e del costume. Di fatto fu uno dei primi messaggi di propaganda politica in un'opera medievale. Gli affreschi sono inoltre una fotografia della Siena del tempo e più di ogni documento scritto possono spiegare allo storico attento il modo in cui si svolgevano i commerci di una città all'apice della sua potenza commerciale e al suo massimo sviluppo demografico, considerando che circa 200.000 persone vivevano a Siena e nelle campagne limitrofe. In seguito a questa, Ambrogio realizza altre opere, oggi conservate nella Pinacoteca Nazionale di Siena e agli Uffizi di Firenze. Entrambi i fratelli morirono nel 1348 a causa dell'epidemia di peste nera che devastò tutta l'Europa.